Siamo qui con il sindaco di Trebisacce alla Notte Blu. Sindaco, ci vuole parlare di questo evento? La Notte Blu è un evento che abbiamo voluto organizzare per onorare ufficialmente il conferimento per il secondo anno consecutivo dalla parte della FE, la Federazione per l'Educazione Ambientale, della bandiera blu. Questo vessillo vuol dire certificazione delle acque, vuol dire certificazione dei servizi e quindi noi, siccome come amministrazione comunale siamo fortemente impegnati in questo tipo di politiche per la difesa del mare, che è la più grande risorsa che noi abbiamo, per la difesa del paesaggio, del territorio, delle bellezze naturali e di quelle archeologiche, per cui abbiamo voluto suggellare questo momento di grande condivisione politica diretta a tutelare questo nostro patrimonio, e per fare questo non c'era occasione migliore per organizzare questo evento, un evento che ha visto la partecipazione del presidente della FE Italia, il professore Claudio Mazza, del comandante del capo dipartimento marittimo, dell'assessore regionale all'ambiente appena nominato. Questa partecipazione, così come quella di Mimmo Bevacqua, dell'onorevole Bevacqua, ci gratificano, ma nello stesso tempo ci danno grande responsabilità, perché nel momento in cui abbiamo la visita del presidente vuol dire lavorare bene non solo per oggi, ma la bandiera blu deve rappresentare non un punto d'arrivo, ma un punto di partenza per nuove conquiste, per riaffermare la centralità del comune e della città di Trebisacce in questo tipo di iniziative politiche. Quindi questo è il secondo anno che è Trebisacce e bandiera blu. Qual è l'augurio che lei fa al suo paese? L'augurio che faccio al mio paese è di poter ritrovare, avere la capacità di ritrovare una grande unità intorno a questo simbolo, perché questo costituisce uno strumento, un veicolo di promozione per la nostra città e quindi per il nostro turismo, per le nostre strutture balneari, per le nostre strutture turistico-recettive, perché solo se noi sapremo sfruttare al massimo avremo un ritorno non solo d'immagine e quindi mediatico, ma avremo un ritorno e un indotto di carattere economico, di carattere occupazionale, di carattere lavorativo. Perché noi siamo convinti che non ci dobbiamo piangere addosso, noi dobbiamo cercare di utilizzare tutte le risorse che noi abbiamo, quello che la nostra terra esprime, quello che la natura ci ha dato. Solo se noi sapremo fare questo, penso che potremo parlare di sviluppo e quindi potremo porre le basi per uscire anche da questa crisi economica che avvolge non solo le famiglie ma anche le istituzioni, e quindi guardare avanti con maggiore ottimismo. Siamo con il presidente della FE, Claudio Mazza. Presidente, lei è qui a Trebisacce per il conferimento per la seconda volta della bandiera blu. Come mai sono solo tre i paesi che hanno ricevuto la bandiera blu, considerando i quasi 800 chilometri di costa della Calabria? No, sono quattro, ma sono comunque pochi per una regione come la Calabria. Bandiera blu, come qui a Trebisacce hanno ben capito, è un percorso che porta alla sostenibilità, è un percorso impostato al miglioramento continuo, quindi si richiede una crescita costante in termini ambientali, migliorare le performance ambientali con regolarità. È un grande impegno, va prima di tutto capito che l'ambiente, il proprio territorio va messo come centrale in una località che ha una vocazione turistica. E lavorare sulla qualità non solo ambientale, ma alla fine è la qualità della vita. Bisogna lavorare perché migliori la qualità della vita dei cittadini e sicuramente poi staranno bene anche i turisti.
Quindi in Calabria c'è sicuramente tanto lavoro da fare, sicuramente ci sono dei problemi, ma quello che riteniamo è che forse la dimostrazione anche di quattro località, ma dimostrano che ci sono delle eccellenze in Calabria in questo senso, località, amministrazioni, non solo le amministrazioni, ma la cittadinanza che ha creduto in questo dandosi degli obiettivi, e quindi ci sono le potenzialità per crescere. Ci auguriamo che la regione possa essere a fianco e di stimolo a tante località che possano iniziare un percorso di questo tipo e creare un'inversione di tendenza. Qual è l'augurio che lei fa ai cittadini? È di mantenere il percorso. Le certificazioni come questa, che sono certificazioni volontarie, che quindi, come tutte le certificazioni d'altronde, non è qualcuno che viene da fuori e ti dice tu sei bravo, tu non sei bravo, ma ti portano a mettere sul tavolo non solo le cose positive che hai, ma ti costringono a tirare fuori dai cassetti i problemi, metterli sul tavolo e quindi cercare di risolverti, darti degli obiettivi per risolverli.